Un saluto da Ivan Paparella e ben ritrovati sul canale YouTube di Cellulare Magazine. Vodafone Smart 4 Mini, anche quest'anno, come fa già da qualche periodo, Vodafone anticipa di qualche giorno l'arrivo dell'estate con un'offerta commerciale particolarmente attraente. Anche quest'anno è legata a uno smartphone che viene proposto davvero con un prezzo d'acquisto molto contenuto. Nel mese di giugno chi è iscritto al programma di raccolta punti di Vodafone potrà acquistare questo Smart 4 Mini a soltanto 69 euro. Ci sono 20 euro di sconto rispetto al prezzo di listino normale, che è di 89 euro, ma davvero, considerando l'ordine delle cifre di cui stiamo parlando, lo sconto diventa anche piuttosto importante. Che cosa ci offre quest'anno lo smartphone di Vodafone? Un display un po' più grande rispetto all'anno scorso, siamo passati a 4 pollici diagonale con risoluzione wide VGA, un pannello TFT che direi si difende anche piuttosto bene nella riproduzione dei colori, che non sono neanche eccessivamente slavati, un display che tutto sommato riproduce in maniera molto piacevole qualsiasi tipo di contenuto. Non abbiamo una foto videocamera frontale, ma abbiamo i sensori di prossimità e di luminosità, una capsula auricolare con un volume piuttosto sostenuto, una qualità dell'audio forse leggerissimamente metallica, ma direi molto apprezzabile considerando le caratteristiche del telefono, tasto di ritorno, tasto home, attivazione delle opzioni di pagina, lo stesso tasto se lungamente premuto attiva anche le funzioni di multitasking. Spostiamoci sul profilo di destra, dove abbiamo il tasto di controllo del volume, nella parte inferiore un ingresso micro USB, nulla sul profilo di sinistra, nella parte superiore tasto di accensione e l'ingresso cuffie da 3,5 mm. Possiamo anche osservare uno spessore che non è proprio ridottissimo, siamo oltre i 12 mm, tuttavia è molto aiutato da questa forma tondeggiante sugli angoli, di fatto è davvero molto ergonomico da impugnare, certamente leggermente spesso, ma non è davvero fastidioso da trasportare. Parte posteriore campeggia il marchio Vodafone, il secondo microfono per la soppressione dei rumori ambientali, una fotocamera da 3 megapixel a fuoco fisso, che è purtroppo sprovvista anche della lampadina flash, che ci permette anche di girare video a 720p, poi vediamo anche un paio di esempi. Altoparlante di sistema con delle buonissime prestazioni sia per quanto riguarda il volume che anche per la qualità della fonia. Sotto al cover, un cover plastico, una plastica un po' rigida che forse tradisce un'estrazione un pochino economica, però direi un cover molto ben assemblato, che non scricchiola, tutto sommato anche abbastanza piacevole. Abbiamo gli slot per espandere la memoria, quindi per la micro SD, per la SIM, e una batteria da 1400 mAh. La batteria direi che va considerata come un elemento mediato del telefono, certamente non ha un amperaggio elevatissimo, ma direi che a fronte di un display che non è enorme e di un hardware che non è brillantissimo, ora ve lo descrivo, direi che con un utilizzo normale ci permette di coprire senza grossi problemi un'intera giornata di lavoro. Direi che è particolarmente appropriato per il probabile utente di questo tipo di telefoni. Vi parlavo di hardware, allora ve lo descrivo, anzi per farlo entro anche in AnTuTu Benchmark per darvi dei riferimenti più precisi. Il processore è l'MTK6572 di MediaTek, quello che di solito viene utilizzato sulle macchine dual SIM. In questo caso è orfano di questo tipo di sistema, ma mantiene inalterate alcune delle sue caratteristiche peculiari. Il risultato è di 10.921 punti, quindi un risultato in linea con questo tipo di hardware, certamente non brillantissimo. Vi dicevo, allora MTK6572, una GPU Mali 400 che si occupa della parte grafica, la risoluzione del display, quella di cui vi parlavo prima, è una wide VGA 480 per 800 pixel. Il processore è un dual core che può spingersi fino a 1.3 GHz per quanto riguarda la velocità del clock. 4 GB di memoria integrati, ne abbiamo in realtà soltanto 2 liberi all'accensione. Tra le cose positive, dicevo, di questo tipo di hardware, di questo tipo di processore, c'è la possibilità, entrando nelle risorse di archiviazione, così viene chiamato il reparto della memoria, però di utilizzare come disco predefinito per la scrittura una scheda micro SD. Quindi vi consiglio vivamente, se non volete avere poi dei problemi di saturazione della memoria, di acquistare una micro SD, diciamo almeno da 8 giga o sarebbe meglio da 16, e di indicizzare l'allocazione delle applicazioni che scaricate sulla scheda di memoria, in modo di
non sovraccaricare la memoria interna, che certamente non è eccessivamente ampia. Che cosa abbiamo a disposizione? Android in versione 4.2.2, anche qui un elemento tipico di questo tipo di base hardware, anche se davvero credo che siamo arrivati vicini vicini che venga rilasciata la versione 4.4 di Android anche per i processori MediaTek. Lo smartphone è stato, diciamo, arricchito con alcune delle applicazioni che fanno parte del mondo Vodafone, quindi alcuni programmi tipici del gestore. Tra le altre cose, entrando nel menu delle applicazioni, troviamo il client Facebook che è già installato, un buon file manager, tutto il pacchetto dei programmi Google, e abbiamo anche il client di Twitter. Poi ho installato io i giochi e AnTuTu precedentemente. Diciamo che ci possiamo poi sbizzarrire a scaricare noi gli altri programmi. Il risultato tuttavia qual è? Di un telefono che non viene eccessivamente sovraccaricato di troppe applicazioni, ci sono un po' quelle che servono, qualcuna ovviamente va aggiunta, ma regala comunque una buona fluidità d'insieme a tutto il sistema. Andiamo a vedere la parte telefonica e simuliamo una chiamata. Benvenuto nel 414 di Vodafone. Qui può sapere il suo credito e controllare i contatori delle sue promozioni. Se ha uno smartphone per... Davvero molto soddisfacente la parte telefonica, direi molto valido il discorso del dialogo dell'apparato radio con le reti, ma mi è piaciuta particolarmente anche la parte telefonica, puntuale, si sente bene, il volume è piuttosto alto, ma non a discapito della qualità della fonia, che resta davvero molto apprezzabile. È uno di quei telefoni che si riesce a usare anche in viva voce in macchina senza grossi problemi, perché il volume è piuttosto sostenuto. Abbiamo la ricerca intelligente dei contatti tramite il tastierino telefonico. Proviamo a lanciare anche Subway Surfers per vedere come si comporta questo Vodafone Smart 4 Mini nell'esecuzione di un gioco. Diamogli qualche istante chiaramente per caricare e vediamo che cosa succede. Vi preannuncio, penso che lo avete visto già da voi, che il gioco viene gestito davvero senza nessun problema. È uno di quei telefoni che, pur non abbondando di potenza per quanto riguarda il reparto hardware, almeno nell'esecuzione di questo gioco sembra di non avere davvero problemi. Non ci sono neanche quelle microscatosità. Mi ha davvero particolarmente sorpreso. In questi giorni ho provato i telefoni ben più potenti e hanno avuto qualche imbarazzo in più nel gestire questo gioco. Direi che è un po' un punto di riferimento limite per questo tipo di piattaforma. Credo che giochi molto più impegnativi possano sicuramente creare qualche maggiore difficoltà. Andiamo a vedere la navigazione internet. Entriamo nel browser Chrome, che è preinstallato insieme al browser stock. Su entrambi i browser c'è la possibilità di attivare la modalità desktop, quindi la visualizzazione dei siti più complessi. Che dire, il browser funziona direi abbastanza bene nella sua struttura. La pagina viene... qui mi richiede un aggiornamento perché poco fa ho formattato il telefono prima della prova, viene caricata senza grossi problemi. Uso come riferimento la nostra homepage di cellularemagazine.it perché è una di quelle pagine che tende un po' a dare noia ai browser dei telefoni, in particolare quando c'è la comparsa di questo pop-up pubblicitario nella parte alta, rompe le scatole ad alcuni telefoni. In questo caso direi che se la cava senza nessuna vera difficoltà il browser Chrome installato su questo telefono. Certamente non è un fulmine di guerra nel caricare la pagina, però tutto sommato, come potete vedere, poi la navigazione resta discretamente godibile e piacevole. Mi sembra che non ci siano davvero problemi di sorta nell'utilizzo del browser internet. Entriamo nel reparto fotocamera. Vi dicevo prima, una fotocamera con dei numeri caratteristici certamente che non fanno gridare al miracolo: 3 megapixel a fuoco fisso. Prendiamo
un soggetto, prendiamo una scheda di memoria stasera per fare una fotografia e vediamo che cosa succede. Allora, il tempo di scatto non è velocissimo, c'è una leggerissima latenza da quando si prema a quando lo scatto viene realmente eseguito. La cosa è, direi che va vista in maniera meno positiva, perché non c'è neanche il tempo della messa a fuoco in teoria, quindi direi che va bene, lo scatto viene eseguito, però c'è appunto qualche periodo un po' troppo lungo. Si vede chiaramente qualche deficit di risoluzione del sensore, soprattutto in situazioni come queste in cui la messa a fuoco è infinito, crea qualche difficoltà maggiore. Direi invece che nel nostro scatto di riferimento tipico, quello fatto all'aperto, si è comportato anche piuttosto bene, con dettagli leggibili. Certamente lo zoom digitale va a deteriorare parecchio l'immagine, però mi pare che anche la resa dei colori non sia davvero niente male, resti molto apprezzabile e realistica. Vediamo il video girato a 720p come si comporta. Ecco, il video mi è piaciuto per quanto riguarda la fluidità. Ecco, avete visto lo zoom digitale adesso. Mi è abbastanza piaciuto per quanto riguarda la fluidità, mi pare che non ci siano scattosità. Mi è sembrato invece un pochino impacciato nel riadeguarsi alle variate condizioni di luce. Avete visto quando ci si muove in maniera veloce da una forte fonte di luce contraria. Mi sembra che sia fin troppo veloce il passaggio e c'è dei momenti che tende un po' a sovraesporre le parti chiare, quasi addirittura a bruciare le alte luci, quindi forse una migliore taratura dell'esposizione non avrebbe fatto male. Tuttavia direi che per una macchina di questo tipo va assolutamente bene. Vediamo brevemente anche qualche settaggio della fotocamera. Abbiamo la modalità panoramica e quella notturna, la visualizzazione a schermo intero, il suono dell'otturatore. Entrando nelle modalità avanzate troviamo due livelli di risoluzione, 3 megapixel o 1,3 megapixel, il timer per lo scatto, la regolazione dell'ISO e l'esposizione. Possiamo naturalmente anche avere settaggi sulla parte video, entrando qui nel bulloncino. Vediamo se riesco a premerlo correttamente. Abbiamo le varie risoluzioni da 720p fino al QCIF e la modalità normale è un limite per l'MMS. Quindi diciamo che i settaggi della parte fotografica non sono moltissimi, ma sono quelli che servono. Bene, facciamo un po' un riassunto finale di Vodafone Smart 4 Mini. Allora facciamo così, dividiamo il giudizio in due parti. Prima vediamo come funziona come telefono, poi consideriamolo in relazione al suo costo di acquisto. Un buon telefonino, affidabile, tutto sommato ben funzionante. Certamente non aspettatevi super prestazioni, perché bisogna di suoi tempi per svolgere le operazioni, però tutto sommato non mi ha mai creato problemi di dire boh, non riesco a fare questo tipo di operazione. È un telefono che funziona, chiaramente ha una base hardware che è diventata veramente il minimo per far funzionare un dispositivo con un sistema operativo Android, che certamente ha bisogno anche di risorse piuttosto importanti per funzionare. Se facciamo una valutazione relativa all'acquisto, soprattutto quello del mese di giugno, a 69€, è certamente un buon telefono con delle prestazioni adeguate a questo tipo di prezzo, ma soprattutto quello che ci tengo a dire è un telefono che comunque è affidabile, funziona. Penso che chi decide di investire una cifra di questo tipo per uno smartphone debba essere consapevole che non sta comprando l'ultimo ritrovato tecnologico, però uno smartphone Android che vi permette di fare tutto quello che Android fa, naturalmente con dei tempi un pochino più lunghi rispetto a macchine più potenti. Io credo che, non so se vi state guardando in giro, mi è capitato di recente di provare l'Y330 di Huawei, che ha un comportamento tutto sommato abbastanza simile a questo, proprio a un hardware direi proprio sovrapponibile, che costa una decina di euro in più in questo momento di listino. A inizio anno invece ho provato il Wiko
Ozzy si chiama, sì, che si può trovare anche lui intorno ai 79 euro, anche se in Italia non è facilissimo trovarlo. Ecco, io credo che forse non sarebbe male, considerando i compromessi che una base hardware di questo tipo richiede, forse lavorare su una risoluzione del display leggermente più bassa, tanto non si può andare a cercare delle soluzioni ottimali per visualizzare l'immagine su telefoni che hanno delle aspirazioni di questo tipo. Tuttavia, non so, un 320x480 forse aiuta la parte grafica ad essere meno appesantita, meno affaticata, e credo che sia davvero un po' una base da cui partire per telefoni con questo tipo di prezzo e comunque con questo tipo di processore. Comunque, queste sono delle valutazioni, giusto per darvi delle idee, perché chiaramente potete trovare anche degli altri telefoni in giro in questa fascia di prezzo. Un telefono che tutto sommato, secondo me, per il suo prezzo d'acquisto va certamente promosso, sicuramente un apparato affidabile e ben funzionante. Mi fermo qui per la prova del Vodafone Smart 4 Mini e vi rimando ai prossimi video. Un saluto da Ivan.